Dico solo una cosa, il mio primo pensiero va a Luis Enrique, la piccola Xana, oggi. Quindi parlare di calcio adesso è secondario, però siamo qui e risponderò a tutto quello che mi dite. Però il mio pensiero è lì. Di aspetto positivo prendo l'atteggiamento, prendo il primo tempo che è stato veramente importante. È normale che abbiamo commesso degli errori nel secondo tempo, abbiamo smesso di giocare, un po' voi per lo sforzo fisico fatto nel primo tempo, un po' voi per il ritorno dell'Ecco, e abbiamo commesso dei piccoli errori, tra cui nel gol sono stati un paio di errori che si devono sicuramente evitare e dove abbiamo lavorato in settimana. Però come ho detto ai ragazzi, l'Ecco fa parte già del passato, non mi interessa più. Non ci pensavo più, oggi mi interessa solo la Pianese, che è una squadra da prendere con le molle, perché se pensiamo alla prestazione fatta domenica e che sia leggera quella di sabato, sbaglia tutto. Noi dobbiamo cercare di archiviare il passato e pensare appunto alla partita domani, che sarà una partita importante e difficile. Perché arriva una squadra che è la prima volta che gioca un campionato professionistico in casa, una squadra che cerca la prima vittoria in questo campionato, una squadra che è la prima volta che gioca tra le mura amiche, tutte queste componenti che possono far dare qualcosa in più. Se noi non ci mettiamo sulla stessa linea della Pianese, sarà dura, quindi noi dobbiamo cercare appunto di non sbagliare mai l'atteggiamento e di avere sempre più fame di loro. Ma guarda, la Pianese l'abbiamo vista in due o tre partite, ha sempre avuto un unico sistema di gioco, e quindi penso che anche contro di noi svilupperanno quel modo, anche perché hanno delle loro certezze che arrivano dallo scorso anno, quindi sarebbe, secondo me, anche sbagliato, no? Per una singola partita stravolgere un lavoro di un mese. Quindi io penso che giocheranno in quel modo, poi valuteremo, vedremo strada facendo. Gli acquisti sono disponibili da martedì prossimo, quindi da domani saremo ancora quelli del sabato scorso, con Foglia in più. Al fianco di Foglia, viste? Dovrebbe giocare col Picelli. Il Giovanni, che ha fatto una buona gara, sta crescendo, un prospetto molto interessante, giovane, quindi un ragazzo interessante. Perché l'ho scontato che applicherà il 4-2-4? Sì, io vado avanti per la mia strada e i ragazzi stanno lavorando su questo sistema di gioco, quindi continueremo su questa strada che fino adesso ci sta dando soddisfazioni. Foglia sicuramente torna, perché è un giocatore fondamentale, Fabio è un giocatore che è determinante sia dal punto di vista qualitativo, quantitativo, ma soprattutto della personalità, quindi per noi è un giocatore, un rientro molto, molto importante, poi ha voglia perché saltando la prima ci tiene a fare una gran gara. Devo valutare ancora un tassello per come si svolta la settimana e poi vedremo.